di lavorare attivamente, perché non ho intenzione di pentirmi per qualcosa che non ho fatto. Nel senso, noi siamo pieni di dottrine, di etiche che ci dicono quando pentirci per qualcosa che abbiamo fatto. Troppe poche, penso, che ci dicano di pentirci per qualcosa che non abbiamo fatto. Vi dico questo perché penso che ci sono dei gruppi qua dentro che hanno delle responsabilità, hanno dei doveri e hanno qualcosa da fare. Per farlo penso però che dobbiamo capire qual è la direzione che vogliamo prendere. Noi siamo di fronte ad un bivio, c'è una strada che continua dritta e un'altra che porta in un'altra direzione. Alle spalle invece abbiamo una sconfitta, è la sconfitta di un campo democratico, un campo progressista, un campo inclusivo, un campo a cui noi in qualche modo facciamo riferimento. Quindi nella scelta di qual è la strada che vogliamo prendere non possiamo non tener conto della sconfitta che abbiamo alle spalle. La strada che va dritta è una strada che è legittimo prendere, è una strada che porta a continuare come abbiamo fatto, col rischio di porci come componente di testimonianza quasi autoreferenziale, ed è legittimo. Oppure possiamo prendere un'altra strada, che è una strada che porta a prendere coscienza che la società è cambiata e forse dovremmo cambiare anche noi. Ecco, io ho deciso di prendere la seconda strada, ho deciso di cambiare, se necessario, cambiare anche i metodi, cambiare il lessico, cambiare l'approccio, se necessario, perché è l'unico modo per portare le mie idee, le nostre idee all'interno della società. Penso che la scelta sia tra creare una bolla all'interno di una società malata oppure provare a cambiare questa società malata. Io ho scelto di provare, nel mio piccolo e con chiunque vorrà aiutarci, di provare a cambiare questa società malata. Ecco, io concludo con una piccola storia che spero possa in qualche modo rafforzare il concetto che voglio portarvi. È una storia ambientata in un piccolo territorio asiatico circa 1000 anni fa. C'era una cerchia, diciamo in termini moderni, un gruppo dirigente che deteneva in qualche modo le formule, le idee giuste per quella che era la società di quel determinato luogo. Ed era riuscita in quel momento storico anche a radicare queste idee nella società in cui viveva. Consapevole di questa forza delle sue idee, di questa forza che aveva, si è disinteressata di un'altra battaglia, ovvero si sono presentati due nuovi protagonisti che si sono battuti con idee diverse e i nostri primi protagonisti, questo nostro gruppo dirigente, ha scelto di non partecipare a questa battaglia, forte della consapevolezza che aveva che le loro idee erano radicate, che le loro idee erano giuste, e si sono chiusi in questa bolla, come dicevo prima. Il risultato è stato che la battaglia che hanno combattuto gli altri due protagonisti ha visto poi un vincitore in una società, e alla fine ha radicato le proprie convinzioni, le proprie idee, giuste o sbagliate che erano, nelle persone. Quando questo nostro gruppo dirigente si è accorto di quello che era successo, ha provato a rimediare, ha provato a parlare con la sua società, ma non ci è riuscito perché è successa una cosa particolare. È successo che la battaglia che si è combattuta e che qualcuno ha vinto ha avuto il risultato di aver cambiato la società. E il lessico, il linguaggio, i modi di fare, le idee e il modo in cui venivano dette quelle idee del nostro gruppo dirigente, come venivano pronunciate, mettevano un muro davanti alla società. Questo è il risultato del disinteressarsi di una battaglia e del chiudersi all'interno di una bolla. Io non vi dico come questa storia va a finire, spero che potremo scrivere noi come questa storia andrà a finire e scegliere se vogliamo combattere una battaglia per cambiare questa società e portare le nostre idee per porci come forza popolare, oppure continuare col rischio di essere una forza di testimonianza. Vi ringrazio a tutti e buon congresso.